Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Scomparso Federico Lo Savio, di 20 anni, originario di Alia, in provincia di Palermo. Il giovane era in viaggio con gli amici, le sue tracce si sarebbero perse nell'aeroporto di Francoforte. Non ha mai preso l'aereo di ritorno per la Sicilia e l'allarme è stato lanciato dai familiari del ventenne. Arrestato Kanani Elis, 29enne straniero, accusato di rapina aggravata ai danni di 3 esercizi commerciali di Via Grande, Zafferana e Etnea. Il giovane è stato incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle indagini dei carabinieri, che hanno constatato la presenza della sua auto in tutte e 3 le scene del reato. Il TAR della Sicilia ha confermato la sanzione e respinto il ricorso del titolare di una sala giochi di Enna. Nei locali era stato trovato nel 2020 un computer attraverso il quale i clienti potevano accedere a piattaforme di gioco illegali. Un aereo Air Malta diretto a Catania ha ritardato la partenza di 4 ore. A causare il ritardo è stato l'arresto di 2 passeggeri per comportamenti inappropriati verso il personale dell'equipaggio. A causa del disagio il volo è terminato alle 4 del mattino. Infine il meteo: nella giornata di domani in Sicilia si prevede tempo stabile e soleggiato ovunque, si mantengono nella norma le temperature. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.